si tratta di chi occupa abusivamente i parcheggi con contrassegno per i disabili, nel senso che Genova è dotata di una quantità di parcheggi personalizzati pari a 2090 unità. È un esperimento che abbiamo fatto grazie tra l'altro alla collaborazione di ACI. Che cos'è Tommy? È un dispositivo che dovrebbe, anzi, che dissuade gli occupatori abusivi dei parcheggi, degli stalli riservati in concessione, quindi quelli numerici, quelli che sono proprio riservati alla persona. In che modo? Ha un dissuasore sonoro, per cui suona nel momento in cui chi occupa lo spazio non è autorizzato. Ma dal mio punto di vista ha un'efficacia di dissuasione anche soltanto vedere il dispositivo. Per cui ecco che ACI con il Comune ha voluto promuovere questa iniziativa. Genova deve essere accessibile non soltanto in certi periodi dell'anno, ma l'attenzione verso l'accessibilità deve essere sempre e costante. Ne metteremo una dozzina, praticamente un paio, un centro e verranno coperti tutti e 10 municipi, tutti i 9 municipi della città, in modo che la città è una città policentrica, sappiamo tutti, abbiamo bisogno di dare un po' di copertura. Vorremmo vedere come funzionano, se il risultato ci darà ragione, cosa che noi pensiamo, perché questa qua è un'operazione che è stata portata avanti da me in qualità di vice sindaco, ma soprattutto di assessore alla mobilità, congiuntamente all'assessore Fassio, che è l'assessore alle politiche sociali del Comune di Genova, congiuntamente alla Disability Manager del Comune, perché Genova, il nostro sindaco dice sempre hashtag Genova meravigliosa, io dico anche Genova accessibile. Siamo la prima città dove vengono applicati questi apparecchi in fase sperimentale, quindi noi come Automobili mettiamo a disposizione un certo numero, piccolo numero, ma indubbiamente in fase sperimentale che sono circa una decina, e dopodiché il Comune, logicamente, che ha apprezzato questa nostra iniziativa, si provvederà in qualche modo ad allargare, a vedere come, dove e quando. Questa amministrazione vuole lavorare in tal senso perché una migliore accessibilità della nostra città è fonte di benessere e soprattutto di un livello elevato di vita.